tipo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo. Ma lui non solo la sua, lui ha spezzato anche la vita mia e della mia famiglia, perché io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. E questa mattina me la sono immaginata mentre mi diceva: "Forza Lele, vai e spacca tutto", perché lei mi supportava sempre. E lui non aveva il diritto, lui non aveva il diritto, lui non è nessuno per avere questo potere. E non doveva prenderselo, non doveva prenderselo. Questa volta per Elena è difficile trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Lei che si è sempre dimostrata forte e risoluta, ma anche combattiva. Un'oplita, proprio come le diceva sempre Giulia. Questa mattina mi sono immaginata mia sorella che mi diceva: "Forza, vai." E lei mi diceva sempre che ero un'oplita, perché quando studiava al liceo classico, appunto, mi raccontava che gli oplita erano i guerrieri, e lei mi diceva sempre che bisogna avere la forza di un'oplita. Però lei era più buona, più dolce, più sensibile di quello che sicuramente tutti già immaginano. E lei era proprio un'anima pura, un'eterna bambina, ma non nel senso di stupida e ingenua, nel senso di persona che vive la vita con leggerezza e senza cattiveria. Un'altra perdita nell'arco di un anno che colpisce la famiglia Cecchettin e che svuota. Come ha detto il papà di Giulia, l'indomani della fiaccolata che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Non trovo nulla. Io penso solo alla mia Giulia, che ormai non è andata, non c'è più. E mentre davanti alla casa continuano ad arrivare fiori e il fratello di Giulia raccoglie con dolore le lettere e i biglietti lasciati in questi giorni per lei, da Elena arriva un messaggio forte ai ragazzi. Un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna, avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio, come la chiamano, non va bene. Fatevi un esame di coscienza e realizzate questa cosa e poi imparate da questo episodio e iniziate a controllare, a richiamare anche gli altri vostri amici, perché da voi deve partire questo. Perché noi donne possiamo imparare a difenderci, ma finché gli uomini non fanno un esame di coscienza e non si rendono conto del privilegio che hanno in questa società, non andremo da nessuna parte. Che quando vedete un amico un po' ossessivo, forse è il caso di parlargli, forse è il caso di fargli notare che non bisogna esserlo e che non è giusto e che non ha il diritto di esserlo sopra la vita di qualcun altro.